Meryl Streep! Grazie a tutti. Thank you. Grazie. Molto gentile. Grazie. Voglio che questo applauso sia così forte che resti nel suo cuore per tanti tanti giorni, un applauso tutto italiano, un applauso sardo che resti nel suo cuore ricordando questa serata, questa bella serata d'estate, ricordando questo premio Rodolfo Valentino. Sarà così? Lo terrà nel suo cuore questo applauso? Oh, it means a great deal to me. Certo, significa moltissimo per me essere qui con voi. E questo per tanti motivi, devo dire. Adesso li vogliamo sapere. Amo Italia. Primo. Ama l'Italia, primo. And e poi amo Sardegna. So. È vero. Sì. Mary, è vero che proprio qui in Sardegna ha fatto il suo viaggio di nozze? Yes, sì, sì. Proprio così. E chissà quale grande... I was pregnant. Anzi, sono rimasta anche incinta. Mi ha visto la Sardegna, eh? E dov'era? Dov'era? In un albergo, dov'era? Isola Rosso, was in tent. In una tenda, una tenda, in un campeggio. In campeggio. Sì, sì. Ah, fantastico. Beh, quindi è proprio nel suo cuore la Sardegna. Fantastic. Eh? Veramente so fantastico, era splendido, veramente, yes. Devo dire, sì, proprio così. Allora, quindi la Sardegna, abbiamo detto, il cuore ama gli italiani e quindi terrà questo applauso per lungo tempo con sé. Yes, yes. Certo, assolutamente. Abbiamo incredible lobster today. Veramente un'aragosta splendida. Oggi siamo andati veramente anche in un'isolotta vicino qui con la barca. Already. Tra l'altro già ho bevuto un bel bicchiere di vino e quindi è allegra. Mamma mia, mi viene da dire. Mamma mia. Mary, andiamo nel 1977. Abbiamo trovato le immagini di, credo, quello che sia il suo primo film, Giulia. Vediamo. 1977. Che effetto le fa rivedere queste immagini e vedere, e che differenza c'è, se c'è, tra quella Meryl Streep e quella che è oggi qui di fronte a me? Devo dire this che questa interpretazione, io non dicevo esattamente, non recitavo esattamente le battute che mi avevano assegnato, mi hanno inserito altre da un'altra scena che poi è stata tagliata e quindi, voglio dire, la mia parola praticamente non rifletteva le battute. Ma avrebbe mai immaginato, mentre girava quel film, che sarebbe diventata Meryl Streep, una delle attrici più amate del globo? No, devo dire francamente, non me lo sarei mai immaginato. Non sapevo esattamente cosa fare. Jane Fonda è una grande attrice, mi ha insegnato dove stare esattamente su un segno per terra, perché c'è un segno per terra e devi stare lì in modo che la luce ti prenda dentro, ti proietti. Invece sono completamente spostata, più o meno così, non sapevo neanche dove stare, non sapevo quello che era un segno, era il mio primo film, quindi. E da quel film che cosa è scattato nella sua testa, nel suo corpo, nella sua anima, per diventare così grande? Ogni donna che interpreto è veramente più o meno la stessa dimensione, per così dire. Ha lo stesso spazio, ha lo stesso tipo di responsabilità nei confronti della sua vita. Nessuna vita è più importante di un'altra. Ecco perché è così tanto importante per me ricevere questo premio, soprattutto beneficenza per la ricerca genetica, perché significa che ogni vita conta, ogni vita è importante. Grazie alla generosità delle persone che contribuiscono a Teleton, noi riusciremo a salvare moltissimi milioni di vite. Grazie. Mi pare di capire che comunque una caratteristica c'è ancora. Quella Meryl Streep aveva tanto entusiasmo, e lo stesso entusiasmo che c'è oggi. Vabbè.
Non capisco. I don't know what I'm entusiasmo, non c'è in inglese entusiasmo. Yes, I'm very, very excited. Ma certo, to be here. Anzi, yes, è un grande entusiasmo. Assolutamente. Anzi, sta saltando su e giù. È vero che le sue due figlie hanno deciso di fare le attrici anche loro, no? Yes. Ma lei le ha consigliate, gli ha detto no, fai tutt'altro, oppure ha detto sì, fa l'attrice. No, le ho incoraggiate perché io adoro interpretare e fare l'attrice, ma ho un po' di timore per loro, perché è una professione che può essere anche molto difficile. Può anche colpire il tuo cuore, fate del male, perché è un po' come è diverso da così uno scritto o un caso legale, una scultura, per esempio. Quando sei respinto nell'interpretazione, respingono te, il tuo corpo, il tuo cuore in un certo senso. Quindi e quindi ho un pochino di apprensione per le mie figlie, però al tempo stesso sono entrambe con grande talento e soprattutto non hanno timore. Ma non ha paura che faranno sempre comunque il confronto con una madre così grande? They are so much more beautiful. Sono molto più belle di quanto non sono io. Anzi, quasi veramente meglio forse, sicuramente. E sono anche brave? Certo. Tra l'altro hanno grande passione una e l'altra è molto buffa, quindi divertente. Tantissimi sono gli attori che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei. Le faccio vedere qualche fotografia. Mi dice una caratteristica di ciascuno. Dovrebbe esserci una foto. Il primo è, vediamo, se è Dustin Hoffman forse. No, De Niro. Robert De Niro. Com'è? My lifelong friend. È il mio amico da sempre. Un grande amico. He's a great friend, he's very grande loyal. Amico, veramente, soprattutto molto leale, franco. Vediamo un'altra foto. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Diva. Diva? Ah. Una diva. Andiamo avanti. Temperamental. Yes. Robert Redford. A gentleman. Un gentleman, devo dire. Andiamo avanti. Sempre Robert Redford, che è sempre un gentleman. Woody Allen è molto hidden. Molto nascosto. Proprio così. Andiamo avanti, altra foto. Clint Eastwood. Yes. In control. Assolutamente in controllo di se stesso. In control of everything. Di tutto, anzi. E per finire, vediamo l'ultimo. Chris Brosnan. A good drinking buddy. Beh, diciamo uno che gli piace anche molto bere. Voglio farle vedere un'altra immagine, un altro film che in Italia, ma anche tutto il mondo, è stato molto, molto apprezzato, è stato amato moltissimo. Kramer contro Kramer, vediamolo. Joanna, ti prego.